Salve a tutti, io sono Riccardo Paolucci e vi saluto a tutti, Marco Placidi che non è potuto intervenire perché sta appunto entrando proprio adesso dentro la voragine, per cui sono potuto venire soltanto io. E, prima di tutto, chi siamo e che cosa facciamo? E, da circa 15 anni un gruppo di speleologi con diverse professionalità e si è messo in testa di... spinti soprattutto dalla passione per l'archeologia, si è messo in testa di entrare dentro le cavità di origine antropica e di studiarle. E, studiarle e dare un senso alle cavità che stanno sotto. Studiare le cavità non è soltanto un entrare nel mondo sotterraneo e vedere e conoscere il mondo sotterraneo. Studiare è anche apprendere dal mondo sotterraneo quello che siamo, quello che eravamo, e quello che vogliamo essere. E, un discorso un po' particolare il nostro, e un po' di impegno, un po' di passione. All'interno delle mura aureliane abbiamo circa 390 ipogei di interesse storico e ogni giorno se ne scopre qualcuno di più. E, noi entriamo all'interno e con queste nostre passeggiate cerchiamo di studiarlo soprattutto. E, abbiamo delle convenzioni col Comune di Roma, con la sovrintendenza sia statale che comunale, e con le università e con non per ultimo il nucleo di tutela del patrimonio artistico con cui collaboriamo. E, per questo entriamo all'interno di Voragini e incontriamo sia siti di carattere archeologico e sia siti, diciamo, le voragini vere e proprie. Abbiamo studiato e messo in sicurezza le voragini di via Columella, di via Comparini, di via Todi, e adesso proprio in questi mesi, diciamo, stiamo studiando le voragini di via Genzano, e, via Genzano, via Filarete e tutta la rete caveale che insiste sotto i fabbricati, che saranno molto famosi e li conoscete quasi tutti, credo, che stanno sotto tra via Albona e via Buvie d'Istria. Ci sono stati diversi studi e siamo entrati proprio in questi mesi lì sotto per studiare e per cercare di mettere in sicurezza le palazzine che insistono al di sopra di queste palazzine. E in parallelo svolgiamo anche attività di promulgazione del mondo sotterraneo, per cui abbiamo... come Sotterranei di Roma facciamo delle visite guidate all'interno dei siti archeologici solitamente chiusi al pubblico, e in più siamo editori di una rivista che si chiama Archeologia Sotterranea, che esce trimestralmente su internet, ma una volta l'anno facciamo un evento e la stampiamo raccogliendo tutti quanti i contributi che sono stati realizzati durante l'anno. E, va bene, adesso... questi, ecco, sono alcuni esempi di siti sotterranei. Qui siamo ad Efeso, in Turchia. Queste sono le famose voragini, esattamente quella che vedete, quella in esterno, la voragine di via Comparini a Labaro, mentre quell'altra è uno studio con laser scanner 3D di cui ci siamo dotati della voragine di via Genzano. Questa invece è via Filarete e quell'altra in cui sono sdraiato sono le cavità che si sono sotto i fabbricati di via Albona. Qui, vabbè, una foto sempre all'esterno. Gli ambienti sotterranei sono stati spesso esclusi dalle ricerche scientifiche, cioè la frequentazione di ambienti sotterranei, sia quelli di carattere archeologico sia quelli di carattere puramente diciamo caveale e non archeologico, sia per problematiche oggettive naturalmente che per una visione culturale del sotterraneo. E, diciamo che i percorsi sotterranei sono soltanto visti come una problematica, e, cioè il sotterraneo è qualcosa che bisogna colmare, bisogna riempire. Mentre noi come associazione e come persone che scendiamo solitamente in sotterraneo abbiamo proprio una posizione antitetica di questa visione. Per noi il mondo sotterraneo è qualcosa che bisogna colmare, sì, ma colmare di,
di importanza. E, tutti i percorsi sotterranei diventano quasi uno spazio in cui noi possiamo conoscere, in cui possiamo entrare, in cui la nostra conoscenza diventa la conoscenza di noi stessi. Avevamo detto che proprio per la nostra specifica attività noi studiamo i sotterranei e entrando dentro pensiamo che questo mondo sia un problema. In verità il problema siamo noi stessi, cioè la perdita di cultura del sotterraneo. Sì, dai tempi antichi, se noi pensiamo proprio agli uomini preistorici, il luogo del sotterraneo è un luogo di protezione, un luogo di cultura. Ma se pensiamo ad esempio anche ai romani, possiamo pensare ai romani. La cosa che fece la grande Roma furono tre cose essenzialmente: gli acquedotti, le fognature e le strade. Due di questi tre elementi sono ambienti sotterranei. Se pensiamo alle fognature, ecco un esempio della Cloaca Massima. Proprio in occasione di un'alluvione che ci fu a Roma il 20, non mi ricordo che, del 2011, ci fu una grossa alluvione e la Cloaca Massima ebbe delle problematiche dal punto di vista strutturale e si riempì, andò in pressione, riempì completamente la piazza del Foro. E ci chiamarono a noi, facemmo un primo intervento e trovammo delle situazioni di criticità. L'unico monumento al mondo che continua a funzionare ininterrottamente da più di 2500 anni, nonostante la sua grandezza, la sua bellezza, un posto stupendo, magnifico, che purtroppo non è visitabile al pubblico, aveva delle criticità. Cioè, noi avevamo abbandonato completamente da più di 100 anni un monumento importantissimo che dava funzionalità e dava qualcosa alla città di Roma. Ci furono diversi studi che noi facemmo, facemmo tutta la mappatura della cloaca, facemmo delle schede di criticità puntuali e ci confrontammo sia con la sovrintendenza che col comune. C'erano due visioni differenti, c'era chi vedeva la cloaca come solamente un monumento e c'era chi vedeva la cloaca solamente come una fognatura da riempire, addirittura ci furono delle proposte di inserire una tubazione all'interno del monumento. Con invece il ripristino originario della sua funzionalità fu ed è tuttora, stiamo tuttora lavorando su questo progetto, ed anche con lo studio di tutte quante i sotterranei del Palatino e del Foro Romano, le cave che insistono sul Colle Palatino, si sta cercando di riorganizzare tutta quella struttura antica che c'era per poter riemettere e rifar funzionale tutte quelle cavità e rendere ancora fruibile a noi un'opera così straordinaria come sia la Cloaca Massima. Appunto, il ripristino delle cavità deve essere uno di quei punti di riferimento che caratterizzano noi tutti, non soltanto lo studiare o il riempire. Cioè, il riempire ci sembra quasi un'assurdità. Ci sono delle opere straordinarie come le cave sotterranee. E molto spesso noi entriamo dentro le voragini e naturalmente la voragine è causata dai fattori principali, quali possono essere l'antropizzazione superficiale, lo scavo indiscriminato per quanto riguarda la posa dei cavi sotterranei, eccetera, eccetera. E queste strutture vengono viste soltanto come un problema. Secondo noi la non conoscenza del mondo sotterraneo può essere per noi soprattutto, è un incentivo alla conoscenza in verità, cioè a quello spirito di conoscenza del mondo sotterraneo. Il ripristino di queste strutture potrebbe essere, e la fruizione di queste strutture potrebbe essere un'opportunità per tutti quanti. Lavoriamo continuamente appunto sotto questi sotterranei. E ci confrontiamo appunto con tutti questi manufatti. Appunto, noi abbiamo visto, soprattutto dalla nostra esperienza, che frequentando il mondo sotterraneo e continuarlo a frequentare e ripristinare questo mondo sotterraneo potrebbe essere un motivo di continuare a mantenerlo. Ad esempio, le cave di Pozzolana, realizzate dai Romani, questa è una struttura, che potete vedere che sta dalle parti di Tor Fiscale, tutto quel sistema caveale che sta dalle parti di Tor Fiscale è sempre stato vissuto, sì dagli antichi fino ai giorni nostri. Questa
Se pensiamo che fino all'Ottocento è stato cavato per la realizzazione, per prendere del materiale a servizio della città, per cui al servizio del mondo delle costruzioni, poi dall'Ottocento fino ai primi del Novecento, ma addirittura ci sono delle cave che ancora oggi funzionano come fungaie, sono state realizzate come fungaie, e lì c'era un'attenzione particolare riguardo al sotterraneo, cioè i fungaroli o i cavatori avevano attenzione, ma non tenevano queste cave. E poi a servizio della città, soprattutto in tempo di guerra, per quanto riguarda la popolazione che le sfruttò come rifugi antiaerei. Che cosa vi dobbiamo dire? Guardate la bellezza di queste strutture. Noi abbiamo intenzione addirittura di realizzare un museo dei sotterranei. Abbiamo questo grande sogno che stiamo cercando di portare avanti da più di 3 anni, purtroppo, con diversi problemi burocratici, e questo era un esempio di possibile utilizzazione di una cava. E volevamo creare un polo, diciamo, dei sotterranei in cui si potessero riproporre tutta una serie di elementi di origine antropica del mondo sotterraneo, e volevamo creare appunto un riferimento, a parte anche una zona di studio per quanto riguarda questi sotterranei. E questo è un sogno che ancora abbiamo. E io volevo dire soltanto che questi buchi sotto la nostra città ci fanno paura, erano stati abbandonati e erano stati sfruttati fino all'inverosimile prima dell'abbandono. La nostra volontà, cioè la volontà di tutti noi, secondo me, dovrebbe essere di ritrovare questi spazi, viverli e farli rivivere, creare quei complessi associativi attraverso dei percorsi culturali che possano riportare a risorsa il problema. Ritrovare ciò che era e che non è più, creare, ripeto, un punto di riferimento per tutti noi, gente di sotto, che renda lo studio del dentro e possa ridare luce a chi di luce si spegne. Grazie mille. Grazie. Abbiamo tempo per qualche domanda, se volete, perché è finito abbastanza presto rispetto ai tempi. Ci sono domande, curiosità? Non c'è nessuna curiosità, non c'è nessuna domanda. C'è qualcuno? C'è qualcuno? Lo vedo. Dov'è? Se c'è una domanda, prego. Con, scusa? Allora, sì, la cloaca è stata percorsa. Ah, scusate. Sì, la cloaca massima è stata percorsa tutta quanta, in particolare è stato studiato ultimamente c'era soltanto un piccolo pezzo, almeno io personalmente l'ho percorsa tutta quanta, e c'era soltanto un piccolo pezzo che aveva dei problemi per quanto riguarda la percorribilità, perché si era completamente ostruita, non tanto la progressione, ma quanto cioè, ci sono alcuni punti in cui c'era molto liguame al di sotto dello scorrimento, diciamo, delle acque, e per cui c'erano dei problemi proprio di progressione con le bombole, con gli erogatori, eccetera, eccetera. Insomma, i collettori di adduzione, diciamo, sono molto variegati, ci sono collettori nuovi, collettori antichi, e soprattutto ci sono molti imbocchi, diciamo, tra virgolette, non in regola. La cloaca dovrebbe essere una fognatura che dovrebbe raccogliere soltanto le acque chiare, essendo un monumento, e però diciamo che riceve molte acque scure. E, per quanto riguarda invece lo sfocio sul collettore di sinistra, non ci sono particolari problemi. Di per sé la cloaca è un manufatto realizzato per continuare ad autopulirsi. Il problema è che la manutenzione va in ogni caso fatta, perché raccoglie, diciamo, un bacino incredibile di utenze. Se pensiamo che dalla Torre dei Conti attraversa parte, raccoglie molto del bacino di Via Cavour, tutta la Piazza del Foro, tutto quanto, oddio, non mi viene il nome, scusa? Va bene, insomma, poi per arrivare al Tevere, insomma, il bacino è molto vasto, per cui raccoglie i liquami di tutta quella zona. Comunque è stata trovata insostituibile, cioè i romani avevano progettato quella fognatura in quel posto
e non è stato possibile trovare un'alternativa a quella fognatura, insomma.